aglio, olio e pasta e patate. Gli ingredienti per questa ricetta sono delle mafalde corte o comunque una pasta corta a vostro piacimento, del soffritto che io realizzerò con del sedano e della cipolla, uno spicchio d'aglio, un rametto di rosmarino, ovviamente le patate che ho già sbucciato, tagliato e messo a bagno per evitare che ossidino, e della provola affumicata. Una ricetta di una facilità estrema. Come vedete, pochissimi ingredienti, non ci sono grandi preparazioni da fare, dobbiamo solo tagliare alcune verdure, però alcune raccomandazioni voglio farvele. Abbiamo detto una pasta corta, io ho scelto una mafalda corta perché secondo me è perfetta per questa ricetta, però questa può essere anche una ricetta svuota frigo, svuota dispensa. Avete delle rimanenze di pasta corta, potete utilizzarle a vostro piacimento. Un'altra piccola premessa. Avete visto che io utilizzo per fare il soffritto solo sedano e cipolla. Non utilizzo la carota, perché a mio gusto la carota va un po' a lenire, un po' a intaccare il gusto della patata. Se voi preferite potete anche metterla. Io vi consiglio di no. E un'altra piccola premessa, un altro piccolo segreto per ottenere un'ottima ricetta è il taglio delle patate. Come potete vedere, non a caso abbiamo una patata da circa 1 cm e una patata da circa 2 cm. Questo perché? Perché in fase di cottura la patata più piccola tende a sfaldarsi, tende a creare una crema, invece la patata più grande rimane lì e la potete sentire sotto i denti. Questa è una piccola chicca, poi vedete voi. A questo punto non rimane che andare ai fornelli. Iniziamo, aggiungiamo un bel filo d'olio sul fondo della padella a coprire e proprio il fondo della padella. Ok. Accendiamo una fiamma abbastanza vivace e andiamo ad aggiungere la cipolla, il sedano. E facciamo andare. Dopo 4-5 minuti andiamo ad aggiungere l'aglio che io andrò a schiacciare con uno schiacciaglio. Mi aiuto con un coltello. Basta così. Ingrediente segreto, una bella fetta di guanciale e così intera. A questo punto è il loro momento, le patate che ho scolato e vado a gettare direttamente in pentola. Una volta che abbiamo aggiunto le patate e abbiamo dato una prima mescolata per far amalgamare bene tutti gli ingredienti, passo importantissimo, lasciamo fare le patate ferme in padella. Devono caramellare, devono creare una sorta di crosticina che darà un sapore molto interessante. Precedentemente avevo messo a preparare del brodo vegetale, sedano, carota e cipolla, nient'altro, e un pizzico di sale. Quando arriviamo a questo punto, venite, quando sentite che il mestolo raschia, fa fatica a staccare la patata, siamo arrivati al momento di aggiungere il brodo.
e lasciamo appassire. A questo punto regoliamo di pepe, pepe macinato fresco, è sempre preferibile, un po' di sale, non esagerate, poi dopo semmai assaggiando possiamo regolare più avanti, e mettiamo in infusione il rametto di rosmarino. Rosmarino, aglio e patata, che ve lo dico a fare. Il guanciale e il rosmarino ci hanno dato quello che dovevano darci, quindi adesso li andiamo a togliere. Ma ancora non ti sei iscritto al mio canale? Ma cosa aspetti? Fallo! Le patate iniziano a sfaldarsi, quindi è giunto il momento di calare la pasta. Direttamente nella padella. E adesso andiamo ad allungare con il brodo. Ragazzi, guardate la cremosità di questa pasta, è qualcosa di indescrivibile, il profumo indescrivibile. Allora, siamo arrivati a cottura, la pasta è poco più che al dente, quindi a questo punto andiamo a spegnere il fornello e andiamo a mantecare con la provola affumicata. Ci siamo ragazzi, possiamo impiattare. Che spettacolo! Prova dell'assaggio. Stai qui. Si vedono le stelline. È un piatto semplicissimo, ma nella sua semplicità racchiude una bontà. Non avete scusanti, dovete provarlo. E con noi ci vediamo alla prossima puntata.